Radio giochi e colori, musica, didattica, cultura, audiolibri per bambini e adulti. Consulta il sito www.radiogiochiecolori.it per conoscere la programmazione mensile. Buon ascolto! Giochi e colori. Fiabe, racconti e letture per bambini. Buon ascolto. I 10 bambini più cattivi del mondo di David Walliams. Prefazione. Dirai il droghiere: per favore, per favore, per favore, mille volte per favore, poi ancora una volta per favore, non leggere questo libro. Se l'avete già comprato, distruggetelo. Se lo state sfogliando nella biblioteca del vostro quartiere, portatelo fuori. Fatelo a pezzi, saltateci sopra, poi fatelo a pezzettini ancora più piccoli che non si sa mai, e infine seppellite tutto in una buca profondissima. Solo così sarete veramente al sicuro. Questo libro orrendo, e vi assicuro che è orrendo, soprattutto per gli orrori di grammatica, avrà una pessima influenza sulle giovani menti. Metterà in testa ai ragazzini tantissime idee su come diventare ancora più pestiferi di quanto non siano già, e alcuni di loro sono già tremendamente pestiferi. È uno scandalo, e tanto per cominciare chiederò che questo libro venga ritirato. Il signor Wally Molly, o qualunque sia lo stupido pseudonimo che si è scelto, dovrebbe vergognarsi. Perché mai questo buffone con la panza, che è sempre un armadio in giacca e cravatta, non ha scritto un libro carino che parla di ragazzini carini che fanno cose carine? Perché non scrive una bella storia che parla di una bambina che adora un gattino? Oppure un racconto su un bravo ragazzo che aiuta una farfalla ferita ad attraversare una strada piena di macchine? O una fiaba che parla di due ragazzini che vanno in un camper e raccolgono dei fiori selvatici per la loro mamma che sta malissimo a causa di un leggero mal di testa? Potrebbe intitolarsi i 10 bambini più carini, più gentili, più migliori, più affettuosissimi del mondo, e invece no. E invece qui abbiamo un sacco di storie che parlano di ragazzini che mollano una scoreggia dietro l'altra, che addestrano i pidocchi che hanno in testa a fare bruttissime cose, che non smettono di infilarsi le dita nel naso finché non hanno tirato fuori la caccola più grande del mondo. Ragazzini come questi io non li farei mai e poi mai entrare nel mio negozio, che ha vinto, e ne vado fiero, il premio come migliore drogheria di tutto il viale. Al momento la drogheria Rai è l'unica drogheria del viale. Detto questo, l'anno scorso il mio negozio è arrivato secondo in un sondaggio sulla migliore drogheria. Al primo posto si è classificata la lavanderia automatica. Non vorrei mai che i ragazzini terrificanti di cui si parla in questo libro approfittassero delle offerte speciali del mio negozio, tipo 103 succhi di frutta al prezzo di 102. Oppure anche, compra tanti chili di mentine quanti ne pesi e riceverai una mentina in omaggio, affrettati, la promozione è fine esaurimento scorte. In realtà ho scorte finché vuoi e per di più è tutta merce scaduta, quindi non c'è nessun bisogno di affrettarsi, magari accelera un po' il passo, ecco. Ma la cosa peggiore è che in questo libro io quasi non ci sono. È un insulto, io sono di gran lunga il personaggio più bellissimo, più intelligentissimo che sia mai stato partorito dalla mente tenebrosa e perversa di questo Wally Galli. Eppure non mi ha chiesto di scrivere solo la prefazione, avvertendomi per di più che non dovevo superare le 2 pagine. 2 pagine? Ma come si permette, signor Wally Lampi, la Lam Bum Bum? Di sicuro io, il grande Rai della drogheria Rai, non mi... Sono finite le pagine.